L'argomento di oggi è una panoramica sull'andamento della produzione di acciaio divisa per i principali prodotti. L'elemento che traspare dall'esame dei dati è che c'è una correlazione tra l'andamento della produzione e la dinamica del PIL. Praticamente a livello mondiale il PIL sta crescendo circa il 3%. La produzione di acciaio a livello mondiale è intorno al 2,4%. Ovviamente questo 2,4%, come vedremo poi, è dovuto soprattutto al continente europeo, che pur avendo una crescita del PIL molto più bassa rispetto alla media mondiale, quindi una 5 contro 3%, quindi la metà, però per quanto riguarda l'acciaio sta recuperando, diciamo, la calo della produzione che c'era stato nel 2013. Quindi, a fronte di un PIL che cresce dell'1,5% tendenziale, abbiamo una crescita della produzione di acciaio che supera il 4%. Anche l'Italia ha una produzione di acciaio che è molto più, diciamo, dinamica rispetto a quella che è il PIL. Quindi il PIL nel primo trimestre è calato dello 0,1%, quindi nel secondo probabilmente farà uno 0,1%, quindi crescita zero. La produzione di acciaio sta aumentando al 4,3%. Anche in questo caso c'è un recupero sulla perdita di produzione dell'anno prima, che nel caso dell'Italia, in particolare per i prodotti piani, è risentito dalla crisi dell'IVA. Per quanto riguarda l'Italia, nei primi 5 mesi di quest'anno, la produzione di piani è, diciamo, aumentata in misura maggiore rispetto a quella dei prodotti lunghi. Il motivo, come vedremo, è abbastanza intuibile, cioè anche a livello mondiale i prodotti piani, quindi la domanda di prodotti piani, cresce più di quella dei prodotti lunghi. Il motivo qual è? Che praticamente tutti i settori utilizzatori legati ai piani stanno crescendo di più dei settori che utilizzano i lunghi. In particolare i settori lunghi, il principale mercato di sbocco è, diciamo, l'industria delle costruzioni. Industria delle costruzioni che in Europa nei primi 5 mesi di quest'anno ancora segna meno 0,5%, in Italia meno 5,4%. Quindi il mercato italiano dei prodotti piani beneficia di una domanda a livello internazionale che sta correndo molto, recuperando anche parte del terreno perso lo scorso anno. Mentre invece i prodotti lunghi, soprattutto all'interno dell'Italia, stanno ancora ovviamente subendo il calo della produzione delle industrie e costruzioni. Dal punto di vista del lato export, i lunghi risentono anche dalla crisi dell'industria e delle costruzioni a livello europeo, quindi cresce molto poco anche in Europa. Però se andiamo a vedere poi le esportazioni di prodotti lunghi e di prodotti piani, i prodotti lunghi, nonostante queste difficoltà, sono cresciuti nel primo trimestre quasi il 16%, di fronte ai piani sono cresciuti al 29,4%. Cosa sta succedendo sull'export dei lunghi che va praticamente a supplire la carenza di domanda che c'è in Italia e in Europa? Ci sono alcuni paesi che stanno crescendo a ritmi molto forti. Ovviamente il principale di questi paesi è l'Algeria, dove vanno quasi l'80% delle esportazioni italiane. Questo mercato sta crescendo del 22%, quindi mercato dove sono concentrate le nostre esportazioni, che nei primi 3 mesi ha avuto un boom del 21%. Il mercato ormai sta crescendo a 3 anni a questa parte. Quindi, per quanto riguarda i lunghi, c'è questa, diciamo, apertura di un mercato, soltanto perché gli altri praticamente sono stazionari. Cioè in Europa le esportazioni di prodotti lunghi sono ferme, quanto la Francia è cresciuta dall'1,1, che è poi è il secondo paese di destinazione, anche se pesa per il 6,2 contro una Nigeria che pesa per quasi l'80%. Quindi il vero mercato è il mercato algerino, gli altri ormai sono diventati mercati marginali, perché anche il mercato tedesco pesa solo per 3-5% sul totale delle esportazioni di tondo, però il mercato tedesco nel primo trimestre di quest'anno è crollato al 41%. E poi c'è il mercato europeo che va molto, molto ridendo, perché la Francia è più 1,1, la Germania è meno 41,2, poi abbiamo altri paesi, l'Austria meno 62%,
Gli unici a crescere sono i paesi, ma sono paesi marginali, a parte la Svizzera, che cresce del 21%, è un buon mercato di sbocco, gli altri sono tutti un po', diciamo, stagnanti come mercati. Per quanto riguarda il tondo, abbiamo detto, il problema è la crisi del settore edilizio che pesa su questo prodotto. Per quanto riguarda invece la vergella, il problema, diciamo, la situazione è leggermente migliore, anche perché la vergella ha come mercato di destinazione solo in parte l'industria delle costruzioni, gran parte va nel settore meccanico, che sta crescendo a ritmi del 7-8% sia in Italia che in Europa. Quindi il settore della vergella sta subendo meno i contraccolpi del rallentamento delle attività produttive e beneficia invece dei settori che sono già usciti dalla crisi. Anche per la vergella il mercato dominante è comunque l'Algeria, perché l'Algeria assorbe il 42% delle esportazioni di vergella e l'Algeria nei primi tre mesi è cresciuta del 240%, cioè ha triplicato l'import di vergella rispetto allo scorso anno. Però per la vergella quasi tutti i mercati crescono, ad eccezione della Polonia, però che pesa appena per l'1-3%. Quali saranno le tendenze dei prossimi mesi? Diciamo, dal punto di vista dell'andamento dell'economia reale, quindi della crescita del PIL, sicuramente il secondo semestre dovrebbe essere migliore del primo. Quindi praticamente a livello mondiale dal 3 passeremo a un 3-5% come tasso tendenziale di crescita. In Europa dovremmo avvicinarci all'1,5% che è il tasso medio. Per quanto riguarda l'Italia, ci auguriamo che cresca da 0,5, cioè praticamente se è vero che il primo semestre è stato negativo leggermente, meno 0,1, un secondo ancora incerto, però probabilmente è un 0,1, quindi partiamo da 0. Per arrivare a 0,5 vuol dire che il secondo e il terzo trimestre devono viaggiare. Almeno 1,5 nel secondo trimestre e un tendenziale 2 nel quarto per fare quel famoso 0,5%. Ovviamente 0,5% vuol dire che l'impatto sulla produzione, la domanda di acciaio sarà abbastanza limitato, tranne per i settori legati alla meccanica, che crescono quelli che nei prossimi mesi dovrebbero crescere di più. L'industria delle costruzioni, meno 5, se va bene farà un meno 1,5 medio anno, il che vuol dire un secondo semestre positivo, ma qui ci sono molti punti di incertezza, perché tutto è legato al fatto che vengano realizzati quei progetti di investimento nelle scuole e quant'altro. Per quanto riguarda invece i settori utilizzatori, avremo praticamente una media d'anno, a parte le costruzioni ancora negative, tutti gli altri positivi, con alcuni settori che dal punto di vista della crescita tendenziale cresceranno anche più della media europea. Per esempio nel settore dell'automotive ci allineiamo alla media europea, la prima volta che cade dopo diversi anni, per ovvi motivi. Cioè, Fiat ha ripreso a produrre automobili e ovviamente aveva un arretrato molto più forte rispetto a tutti gli altri. La produzione di tubi sta andando abbastanza bene, 8,5% mediano, siamo intorno al 12% nel primo trimestre. E qui cresciamo quasi al doppio della media europea, quindi per i coils che vengono utilizzati nella produzione di tubi, insomma, le prospettive sono abbastanza buone. Altre crescite interessanti sono per quanto riguarda i prodotti in metallo e gli altri mezzi di trasporto, un po' meno per gli elettrodomestici e anche per macchine che vengono utilizzate nel settore della meccanica strumentale. Tirando un po' le somme, come sarà il mercato europeo italiano mediamente nel 2014? Sulla produzione di acciaio, un 3,5% medio nell'Europa, un 2,7% in Italia, costruzione 1% in più nel medio dell'UE, meno 1,5% ancora l'Italia. Quindi, tutto questo va a impattare sui consumi di acciaio, domanda reale più 2% in Europa, in Italia 0,5%, quindi consumo apparente 3,5% in Europa, 1% in Italia, quindi anche in Italia l'andamento delle scorte è molto più fiacco rispetto alla media europea. Produzione di acciaio 3,7% in Europa, 3,2% in Italia, le vendite di prodotti lunghi 1,5% media UE, meno 1,4% in Italia.
prodotti piani, 2,5% media europea, 1,8 circa in Italia. Quindi anche in Italia i piani andranno meglio dei lunghi, ma questo è evidente perché il nostro mercato è molto, diciamo, legato all'andamento del settore delle costruzioni, che avrà un andamento comunque negativo pur migliorando nel secondo semestre rispetto al primo.